La settimana scorsa abbiamo avuto l'incontro con Monsignor Bregantini e questa sera con Alex Zanottelli, che tra l'altro ha appena celebrato una messa in memoria di Don Contiero nella chiesa di San Donato alle 18. Ecco, allora, facendo un po' gli onori di casa, accolgo tutti, ringrazio Alex per aver accettato questo nuovo invito di tornare a Bologna e a nome del Centro Studi Donati ringrazio anche gli altri che hanno reso possibile questo incontro con il loro contributo, con il loro patrocinio. Li voglio citare: l'Alma Mater Studiorum dell'Università di Bologna, la Regione Emilia-Romagna, l'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna, la Provincia di Bologna, il Comune di Bologna e il Comune di Zola Pedrosa. Avete visto entrando che abbiamo allestito un banchetto con alcuni libri di Alex, questo libro di Don Contiero e altri che possono aiutare ad approfondire un po' i temi di cui tratteremo questa sera. Divideremo la serata in tre momenti. Darò subito la parola al professor Santino Prosperi, che è preside della Facoltà di Medicina Veterinaria dell'Università di Bologna, che ringrazio vivamente di aver accolto l'invito di partecipare a questa serata e che credo rispolvererà un po' i suoi ricordi di Don Contiero. Poi la parola passerà ad Alex Zanottelli e dopo la sua presentazione avremo un tempo un po' di reazione, di approfondimento, di domande, di dibattito che indubbiamente arricchirà questa serata. Allora non mi resta che augurare a tutti una buona serata e passare la parola al professor Santino. Grazie. Grazie a tutti i presenti, grazie al Centro Donati che ha voluto coinvolgermi in questa serata, grazie all'autore del libro che mi ha fatto tornare indietro, ha fatto un rewind nella mia testa di quello che è stato un po' il rapporto con Don Tullio Contiero. Grazie anche a Zanottelli, perché ascoltare Zanottelli è sempre un piacere, anche per tutta la sua esperienza. Io ho letto solo alcuni libri, ma sono libri che ti prendono e non ti lasciano. Grazie a voi che siete un po' quelli che Contiero aveva contaminato. Io proverò un po' a ritornare indietro negli anni, perché ero un amico non di Contiero, non convenzionale, non praticante cattolico, quindi con lui avevo un rapporto sempre abbastanza conflittuale, però un rapporto, penso, perlomeno da parte mia, molto profondo, ma anche da parte sua. Io lo conobbi nel 1968, sul finire del 68, quando imperversavano dei fermenti nell'università. Lo conobbi perché facevo il cameriere alla mensa della Fuci, dove sono stato per 3 anni, e per 3 anni ho battibeccato con Don Tullio Contiero. Proprio lui veniva a mangiare, non sempre a mezzogiorno, era professore del liceo a Galvani, veniva a mangiare di sera, e di sera era sempre una discussione, cioè, perché Contiero era graffiante, ti provocava, cioè, è possibile che tu rimanevi indifferente alle cose che ti diceva, quindi eri coinvolto per forza. La mensa della Fuci era vicino al braciere di via Zamboni, quindi era un fermento. La mensa della Fuci, eravamo ancora all'università dei 30.000, era frequentatissima dai romagnoli a mezzogiorno, e di sera c'erano diversi gruppi, diversi di studenti fuori sede. C'era un gruppo del movimento studentesco, perché c'era una cameriera che era uno dei capi del movimento studentesco, col quale Contiero discuteva sempre, litigava sempre, con la quale discuteva sempre. Poi dopo invece c'era un rapporto molto buono, molto di amicizia alla fine. E c'erano i Gogliardi, quindi i due estremi in questo posto che era un po' la mensa della Fuci. La gestrice, la famiglia che gestiva questa mensa della Fuci, che erano dei comunisti convinti, ma che scherzavano sempre con Contiero nel senso più buono del termine. E la sua presenza era una presenza
non veniva intimidito da nessuno, insomma, continuava le sue idee, le portava, era forte della sua esperienza, era incredibile, delle volte veniva attaccato, ma gli altri dovevano, tutti dovevano cedere, perché la sua forza derivava poi dalle cose che faceva. Alex non ha bisogno di presentazioni, lo voglio solo introdurre allora. Forse lo conoscete tanto quanto lo conosco io. Alex è un missionario comboniano, mio confratello, ordinato prete nel 1964. Dal 1965 al 1973 ha lavorato nel Sudan meridionale, fino al momento in cui, a causa del suo tipo di lavoro e di impegno, già a quel tempo il governo gli negò il visto di entrata nel paese. Quindi ha fatto un po' l'esperienza dell'immigrato che non ha il visto di soggiorno, che deve andarsene, deve ritornare al suo paese. Dal 78 all'87 fu direttore di Nigrizia, la rivista dei comboniani in Italia. Sotto la sua direzione, e grazie anche alla preziosa collaborazione di alcuni bravi confratelli, bisogna ricordare, che non è stato tutto merito tuo, ecco, la rivista divenne in quegli anni un grandissimo altoparlante, dal quale vennero a pubblico alcuni affari sporchi della politica italiana, soprattutto quelli fatti sulla pelle dei poveri del mondo. Il problema delle armi, il problema degli aiuti internazionali principalmente e così via. Tanto che per pressione dei vertici dello Stato sui vertici della Chiesa e dei vertici della Chiesa sui vertici dell'Istituto gli fu gentilmente chiesto di lasciare la rivista. Hai lasciato per spontanea volontà, vero? Alex allora si rifugiò in Kenya, nella grande baraccopoli di Nairobi, Korogocho, dove rimase per 12 anni dall'89 al 2001. Rientrato in Italia, è andato a vive in un campanile, in un quartiere popolare di Napoli, facendo quello che tutti sappiamo. Importantissimo il suo contributo alla recente campagna contro la privatizzazione dell'acqua e il contributo alla discussione del tema dei rifiuti di Napoli. Ecco, questa sera viene a parlarci di un tema che sembra non aver niente a che vedere con quello che stiamo dicendo, che abbiamo detto finora. Il tema che gli è stato dato è sulle strade di Paolo tra le genti. Cosa c'entra, diremo noi, con il momento drammatico che viviamo oggi in Italia e con Don Contiero, che vogliamo ricordare in queste iniziative? Che cosa c'entra? Dicelo tu. Grazie. Allora. Allora, prima di tutto, buonasera a tutti voi. Buonasera. Grazie davvero per questo invito, anche se l'ho fatto molta difficoltà ad accettarlo, perché sto cercando di tagliare più inviti possibili per poter rimanere effettivamente su Napoli, data la situazione molto difficile che stiamo vivendo. Però sia per l'amicizia con Contiero, sia per il fatto che i comboniani erano coinvolti, l'EMI in particolare, i comboniani, e ho sentito l'obbligo davvero di accettare di venire. E quindi è una gioia per me, prima di tutto, essere qui. È stato bellissimo incontrare tantissima gente che conosco, davvero in questi abbracci e saluti ci sono vite. E vorrei proprio partire da qui. Penso che è una delle cose più sconvolgenti nella vita, proprio pensando a Contiero anche, è il perché ci incontriamo. Se voi guardate bene, sembra che
gli incontri siano tutti per caso. E poi quando guardate attentamente alla vita vedete che quell'incontro quanto è stato importante in quel preciso momento. E se siamo sinceri poi, gli incontri sono quelli che fanno la nostra vita. Quando io mi chiedo chi sono io non ho altre risposte da darmi che sono le persone che ho incontrato nella mia vita. Ed è questa la bellezza con la ricchezza umana. E davvero Conchiero è uno di quelli che mi ha dato tanto. Vorrei sottolineare alcuni aspetti di quest'uomo, aspetti che mi sembrano importanti. Prima di tutto direi era un prete, convinto effettivamente, ed era un missionario. Era un prete un po' che, qualcuno l'ha definito in varie maniere, ma un prete ci credeva in quello che faceva, ma aveva la qualità poi di metterti in crisi. Io ricordo che la prima volta che ho visto Conchiero è venuto a trovarmi a Nigrizia, quando ero direttore, si è seduto lì, è venuto con due o tre, mi sembra, ragazze, e ha incominciato a inveire contro di me, me l'ha detto di tutti i colori. Dice: voi missionari dovreste solo vergognarvi, perché fate tante cose in giro ma vi dimenticate degli universitari. Ma è possibile che a Bologna, con migliaia di studenti, voi non ci siate? Non... E giù per mezz'ora me ne ha dette di cotte e di crude. E alla fine dico: va bene, dico, ma ci sono i compagnani? No, ma voi dovete venire, dovete parlare. Era questo il tipo di IA, davvero ti prendeva effettivamente. E io sono poi venuto, ho parlato, mi ricordo, un paio di volte, mi sembra, qui al Centro Donati, poi anche all'università, quando ero direttore di Nigrizia. Ma direi che l'incontro è venuto dopo. Anche se sono convinto che Conchiero non ha condiviso la mia scelta di Coroccoce, cioè, difatti è stato molto imbarazzato da questa cosa e di solito cercava poi di non portare gli studenti a Coroccoce. Cioè, le prime volte che gli studenti sono venuti mi hanno detto: siamo scappati e siamo venuti a vederti perché Conchiero non voleva portarci da te. E dico: bravi, dico, venivano dalla Tanzania, erano venuti su a Nairobi. E poi un giorno ci siamo seduti, abbiamo parlato, lui aveva le sue idee e aveva paura che io avessi, cioè, una tendenza, non so, al pauperismo, che disprezzassi il lavoro invece dei medici o altro, tutt'altro. Ma è stato bello questo ritrovarci, difatti poi quando io sono ritornato in Italia sono stati incredibili i momenti vissuti insieme all'università. Mi ricordo ancora, dopo un incontro mi ha detto, dice: ma sai Alex che gioia che provo oggi, perché questi professoracci, non so come li chiamava, atei come sono, non ho mai sentito parlare di Gesù crocefisso come ne hai parlato te oggi. Dice: grazie, perché fai evangelizzazione in questa università di cui i professori non credono in nulla. Lui proprio ci teneva ed è stata un'esperienza molto, davvero molto bella. È una ricchezza anche per me. Io penso che è qui il cuore missionario di Conchiero e ritengo che un prete che non è missionario non è prete alla fine. Lui aveva proprio questa passione per uscire fuori dalla parrocchia, per guardare al mondo, per aiutare i giovani ad aprire lo sguardo e leggere la realtà globalmente e vedere. Sua intenzione, la sua speranza era che qualcuno potesse offrire qualche anno della propria vita a chi aveva più bisogno di noi. Questa è la passione, direi, che lo ha motivato. Quindi, riassumendo, ritengo che la sua intuizione di essere presente all'università è fondamentale, dobbiamo tenerla presente oggi, ma in maniera anche serena,